Buongiorno amici ed amiche della Paranotte, benvenuti al punto della carotina che analizzerà quest'oggi il 20° turno di A1 maschile. Partiamo come di consueto dai risultati di questa 20ª giornata di Serie A1. Brescia-Roma-Visnova 18-16, Savona-Trieste 7-7, Pro-Re-Cortigia 18-6 disputata mercoledì. Canottieri-Napoli-Sori 11-9, Lazio-BPM-Sport Management 7-21, Acquachiara-Florenzia 15-7 e Boiasco-Posillipo disputata venerdì 9-6. La classifica vede la Canottieri staccarsi dal Posillipo al quarto posto e Trieste prendere un bel margine di sicurezza dalla nuova Visnova grazie al punto prezioso guadagnato col Savona. In coda classifica tutto rimane pressoché invariato. Ed ora il punto sui singoli match disputatisi ieri pomeriggio. L'inseguimento alla Prorecco in terra lombarda continua, ospiti alla Monpiano la Visnova di Ciocchetti con l'unico compito di limitare i danni visto l'elevato divario tecnico presente in vasca. La prima metà di gara è un monologo bresciano in piena regola, con la gara che si mette malissimo per i capitolini su un netto 11-2. L'eccessivo rilassamento dei padroni di casa mette in pista i giallorossi col parziale di 3-0, insieme al rigore fallito da Rizzo appunto nella terza frazione, che non rende assolutamente felice coach Alessandro Bovoli, chiamando i suoi all'immediato ordine in vasca. Ordini perfettamente eseguiti dai suoi ragazzi, che chiudono in fretta il match con lo stesso spirito di inizio partita nell'ultima frazione, chiudendo con un netto 18-6. Bella prova di carattere di gruppo in vista appunto del prossimo e delicato impegno della Final Four di Coppa Italia, dove la prima opportunità di strappare un titolo si presenta puntuale, e se la condizione è questa sicuramente ci si divertirà di sicuro. Sulla stessa scia del duo di testa, la BPM Sport Management cerca un buon risultato in una vasca assai difficile come quella del Foro Italico, contro una Lazio che spera di non uscire assolutamente con le ossa rotte, come è già capitato ai cugini della Roma Visnova. Come visto tante volte in stagione, il gioco straripante di Baldinetti alla meglio su tutta la linea, mostrando ordine e precisione in qualsiasi fase di gioco. Dei giocatori in movimento nel 21-7 finale solo Mirarchi non va a segno, mentre Petkovic e Razzi illuminano la giornata con 5 reti a testa a referto. Un bel biglietto da visita anche per la BPM per la Final Four da giocare in casa alle piscine Manara di Busto Arsizio, con la gara di venerdì contro Brescia che si preannuncia davvero interessante. Mi raccomando, accorrete numerosi. Tre partite senza vedere punti sono troppe, soprattutto per un team come l'Acquachiara, che ha le carte in regola per ben figurare in campionato. In questa tornata l'occasione è ghiottissima per interrompere questo periodo buio con la Florenzia, ospite alla Scandone di Fuorigrotta. Iniziano, pare non promettere bene per i ragazzi di De Crescenzo, con un avvio lento e contratto che lascia la Florenzia libera di ribattere al gol di Marziali grazie al prontissimo Gobbi. La macchina da guerra partenopea però si accende di lì a poco con un secco parziale di 6-0 che mette appunto la Carpisa Yamamaya Acquachiara all'intervallo con un secco vantaggio di 6 reti che pare tranquillizzare tutti quanti. Il team casalingo decide di non premere ulteriormente su un'avversaria che ha subito un bel contraccolpo psicofisico nelle frazioni precedenti, limitandosi semplicemente a controllare il match. Ma al quinto minuto l'1-2 di Gobbi e Vasic risuona ancora gli allarmi, costringendo a Perez a mettere una pezza per il più 5 all'alba dell'ultima frazione. Giudicando insufficiente questo parziale, visto appunto l'apparente ritorno dei toscani, l'affondo definitivo è dato dai fratelli Luongo che col 4-0 in avvio di ultima frazione mettono in cassaforte un match che scema lentamente verso il 15-7 finale.
Ottima reazione che dei partenopei si archiviano questo periodo buio nel girone di ritorno, tornando alla vittoria dopo il derby strappato al Posillipo alla terza giornata, allontanando per il momento lo spettro del Savona per la lotta alla Final Six. L'impegno che sulla carta si rivelava una sorta di formalità stava per trasformarsi in una mezza caduta per la Canottieri, grazie ad un coraceo Sori. Nonostante i noti divari tecnici, il Sori approccia al match con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere, atteggiamento già visto a Savona ad inizio, col Brescia ad inizio campionato, mantenendo l'equilibrio appunto per i primi 9 minuti del match appunto con la Canottieri quest'oggi. Nel momento forse migliore dei Liguri esce il talento smisurato di Borgulian che con una doppietta seguito da Velotto e Baraldi siglano un parziale di 4-0 che si rivela anche piuttosto decisivo, lasciando poche speranze di ripresa al team di Temellini. L'intervallo di metà gara pare non dare appunto molte speranze a cambiamenti repentini, ma Steard e Mugnaini approfittano dell'eccessivo nervosismo in casa Canottieri, che perde lo smalto iniziale rilanciando l'avversaria per una pronta rimonta. Le intenzioni del Sori però vengono spente sul nascere con i giallorossi, che riprendono lentamente a giocare come sanno, mantenendo con poca fatica il margine di due reti sino al finale di 11-9. Sori che esce nettamente a testa alta da questa tornata di campionato, alla quale sicuramente poteva fare di più, soprattutto nella seconda frazione dove di fatto ha perso totalmente la connessione con la partita. Per la Canottieri un ampio sospiro di sollievo per un match che si stava mettendo davvero male, con la corsa alla quarta piazza che continua e la testa che sicuramente adesso si porterà a Busto Arsizio anche per la Canottieri, per il match inaugurale previsto venerdì pomeriggio contro la Prorecco per la Final Four di Coppa Italia. La gara clou di giornata è alla Bianchi di Trieste, che col pubblico che risponde alla grande come già visti in tante altre occasioni. Trieste-Savona non è una partita semplice da decifrare, soprattutto in virtù delle scorie derivate dal brutto finale di gara del match di andata. La partita è stata ben studiata da Angelini, che mette una buona impronta in avvio con Pesenti e Milakovic al cuore. Giorgi nel finale di quarto cerca di rimettere una pezza. La partita vede un Savona molto attento in vasca, ma la svolta c'è al sesto minuto della seconda frazione, dove Agostini cede al nervosismo guadagnando la brutalità per un colpo rifilato a Popovic. I 4 minuti di superiorità concessi sono ben sfruttati da Trieste, che ribalta le sorti del match portandosi sul 5-3 all'inizio della terza frazione, costringendo appunto l'avversaria a partire praticamente da zero. La rabbia derivata dalla situazione creatasi appunto in questo periodo di inferiorità numerica forzata prende forma nelle marcature doppie di Sadovi e una di Colombo, che ribaltano nuovamente la partita sul 6-5 prima dell'ultima frazione. Finale assolutamente incandescente con Trieste che cerca disperatamente il pari col primo tentativo di Guimaraes annullato da Mistrangelo. Solo il secondo colpo di Ray Petronio darà il pari definitivo, con Savona ingabbiata ad avere dal reparto arretrato triestino, che dimostra sangue freddo e ben ottima organizzazione. Punto d'oro per Trieste nel 7-7 finale, che allontana la Visnova, distante ora 3 punti, in vista dello scontro diretto previsto la prossima giornata, che sarà a metà aprile. Per Savona invece un piccolo passo falso per la corsa verso i playoff, ma obiettivamente con questo nervosismo non si va molto lontano. Trascinatore dei giuliani Guimaraes con 4 reti a referto e tante belle giocate per i compagni, che sicuramente non passeranno inosservate soprattutto in chiave nazionale. E con questo io direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento
alle gare che si disputeranno a Busto Arsizio venerdì e sabato prossimo per la Final Four di Coppa Italia che seguirò in prima persona. Un abbraccio, un saluto a tutti voi e un augurio di felice domenica.